Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi Superstar Saga. Nello scorso video sono arrivato qui a Val Sorriso per trasportare Peach, farle da scorta e fare in modo che non venisse rapita ogni 3x2 dai Goomba del deserto. E ora possiamo arrivare nel mondo dei Toad, cioè nella città Toadopoli. Oh cielo, c'è un mostro grande e grosso che la vuole. Sì, la vuole. Oh, sì, è pericoloso, vai ad aiutarla. Qualcosa di così enorme è impossibile. Non preoccuparti, qui c'è Mario. E c'è anche Luigi, sì. Ma quello non è Mario? Davvero, meno male. Mario, Luigi, aiuto. Guarda, era quasi ovvio che ci fosse un mostro. È stato sciocco da parte mia non provare a vedere nello scorso episodio. Perché non l'ho respinto? Ma perché io ci perdo anche tempo a farmi queste domande? Non lo schivo perché non ho tempismo, ovvio, no? Comunque sia vado con attacchi fratelli perché se no, ragazzi, qui finiamo dopodomani. Ma si è fatto male Mario colpendo il Goomba? Ah, quindi devo proprio evitarli. Quindi lui si ricarica mangiando i Goomba. Non so se andare con questo, però penso di sì, dai. Niente, devo stare attento. Devo imparare a usarli bene, sti attacchi. Mi torneranno molto utili. Oh, cosa in alto? Ah, c'è anche quel coso in alto? Ok, solo uno ne fa. Allora posso provare a saltargli. Ah no, però ho scelto lui, mi sa, non quello robo in alto. Ah sì, perché recupero i punti salute, certo. Ah, beh, oh, interessante. Oh, cos'è quello? Non mi piace. Però lui recupera salute comunque. Va bene, Tato. Andiamo di attacchi fratelli, allora. Oh! Allora, concentrazione. Però lui quello sopra se lo difende sempre e comunque, quindi devo rompergli le braccia in qualche modo. Ma non posso rompergli le braccia, ha solo due punti da provare. Allora facciamo una... No, le mani mi sa che non servono a nulla comunque. Ah, riproviamo un po' il doppio martello, Luigi. No, perché vado prima? Allora, vai. Ah, però io prendo quel... No, ferma tutto, cancella tutto, fermati. Faccio male comunque. Vabbè. No. Allora. Mo mi concentro, lo prometto. Che miseria. Oh, cielo. È che sto pensando troppo al fatto che non riesco a colpirlo. No, questo perché colpisce. Riprovo col salto espulsione, cercando di colpire solo quello, ovvio. Eh no, colpisce come pare a lui. Fa 1 e 1 fa. Oppure no. No, non fa 1 e 1, però. Questo è di Luigi, sì. Oh yeah, così si fa. Così. Oh, si è diviso. Ok, ho visto quello che... Niente, l'ho perso forse. Forse l'ho perso, forse no. Vediamo un po' se è questo qua. Era quello.
sei? Vieni qua a prenderci le botte. Che è quello, è quello. Mannaggia. Ok, sempre quello. E se usassi l'attacco fratello su di lui? Però doppio martello. No, perché è basso lui. Super salto schianto. No, sto cercando di capire se effettivamente serve a qualcosa attaccare quello che ha... che ha questo qui. Potrebbe anche essere una stupidaggine, no? Ah, si è arrabbiato, eh. Bene, bene, bene. No, volevo capire se saltando in testa a quello che aveva la perla facevo più danno, magari perché proprio devo saltargli in testa e non colpirlo. Ah, ora cambia? Vabbè, ho capito. T'attacchi, amico mio. Non sono tanto stupido alla fin dei conti. Dai, martellaccio e via. Ah sì, salto con entrambi, tanto non è... non è che cambia qualcosa se salto prima con uno o poi con l'altro. Cioè... ah, cavolo! E vabbè, quanto si ricarica! Quanto? C'era bisogno di ricaricarsi tutto quanto questo? Ecco, te li tolti, va! Devo attaccare. Poi con lui ci ricarico. Ma uno che fortuna era. Wow. Mi domando se ora si difende ancora il coso che ha lì in testa. Posso provare ad attaccarlo? Spreco un turno. Però vabbè, è una prova. Solo 25, ok. Facciamo la prova allora. Non si difende più lì. Interessante. Ora invece sì. Dai, dai. Oh, andato, vai. Non era tanto difficile, dai. Pantaloni pietrosi. Ah. Niente livello, però. Ci picchia. Iniziano a volerci molti punti. Sì, anche a Luigi un bacetto, mo voglio dire.
Mi avete salvata? E niente, Mario si prende tutti quanti gli applausi. Sembra lo abbiano sconfitto! L'accesso alla città era bloccato da un mostro, era un problema grave, ovviamente. Grazie! Benvenuti a Todopoli! È la principessa Peach con i fratelli baffuti! Ero stato avvertito che la stavo aspettando! Prego, si accomodi nell'ascensore, prego! Ah, bello! Todopoli, chissà che posto è? Non vedo l'ora di arrivare. Allora, Mario e Luigi, salite tutti e due, presto! Siete venuti fin qui? Siamo davvero onorati! Principessa Peach, è qui? Maestro Todd ci ha detto che venivate, ma non così presto. Allora, lei è lei il famoso Mario? E lei è Luca? No, Luigi, siete voi? È davvero un privilegio, un grande onore. Grazie per l'accoglienza. Bene, andiamo a visitare Todopoli. Mario, Luigi, grazie per avermi accompagnata fin qui. Ora andate pure, fate una passeggiata, divertitevi. Allora ci rivediamo più tardi. Beh, da quel che ne sappiamo noi la strega Ghignarda è stata sconfitta. Quindi siamo tranquilli, no? Sì, siamo Mario e Luigi. Luigi è un fifone, ma non è vero, Luigi è coraggiosissimo. Anche il nostro papà dovrebbe prendere esempio da voi. Cosa? Ma che vai blaterando, bimbo? Il nostro papà va spesso alla sala giochi e mamma è furiosa. Ah, quindi la mamma chiama papà il papà. Vabbè, non lo so, può essere o come non può essere. Ci stanno alcuni che chiamano il marito papà. Ma comunque, benvenuti alla bottega strumenti. Visto che siete venuti fin qui, dovreste comprare dei funghi. Ne ho abbastanza di funghi, dai. E questi fagiolini? Vuole l'ultrafungo? Bene, tu prenditi l'ultrafungo, che ti devo dire? Non ci sono altrove gli ultrafunghi, accidenti addirittura. Ah, comunque, l'equipaggiamento che devo controllare, vediamo un po'. Pantaloni, pietrosi, per Luigi, sì, quindi devo per forza selezionare Luigi. Certo, l'ho imparato, tranquillo. E sono una cioè, non servono a niente. Ah no, niente di che, niente di che, evitiamo. Più che altro quello che mi premerebbe sono i punti salute, che sono davvero pochi. Allora, vediamo un po' che succede. Perché non andiamo alle rovine Sghignazzo? Ma è un posto pericolosissimo, non c'entra per niente al mondo. E allora andiamo alla nuova sala giochi. Quello che è pericoloso, ci sono dei ragazzacci. Oh cielo, non si può andare da nessuna parte qua. Ah, però qui vendono abiti. Vediamo un po' che cosa c'hanno, va. Bello, bel negozio, complimenti. Cerco della biancheria intima, lei cosa può offrirmi? Pantaloni fungo, compra, compra. Equipaggio. Let's go, Skibraski. No, i punti vita scendono di molto. Niente, Luigi, niente. Le tessere che cos'è? Tessera fungos. No, grazie. Ciao e arrivederci allora. Vediamo un po' che c'è di qua, la sala giochi, magari? Non lo so. Ciao Todd, che mi dici, Todd? Ciò che sfida ai nostri piedi è grande fungo montagna, un fungo gigantesco. Come faccio ad avere queste dimensioni è un tale mistero. Questo luogo è abbastanza alto, quasi quanto la montagna Tiritera. Eh sì, in effetti la montagna Tiritera è bella alta, vi ricordo. Sa che non puoi saltare? Aspetta, te lo raggiungo io. Allora, mo che dici? Ah, per fuggire? Vuoi proprio fuggire allora? Ok, scusami, non ti disturbo più. No, scendi. Siamo Mario e Luigi, sì, grazie. C'è per caso un blocco nascosto qui? No? Ah, c'è questo. E qui non c'è nient'altro. Ma io ora voglio vedere la sala giochi, dov'è? C'è questo Todd. Invincibile, fungo invincibile. È un fungo invincibile, un mix fra il fungo one up e la stella invincibile. Importati al regno dei funghi, prova anche tu a giocare, potresti vincere un fungo invincibile.
entra e ne saprai di più. Ah, ma lui fa tipo quello che dice: vieni a giocare, puoi vincere i mega soldoni. Vediamo un po', vai. Gioco illegale? Si gioca a K5? Super punteggio. Sì, va, come si fa? Stai dando un'occhiata? Sì, è quello che dicono tutti. Questa è chiusa, non si può giocare, quindi... Ok, volete giocare? E proviamo. I fratelli Altalena, il minigioco più alla moda. Superando i 200 punti si ottiene un bel regalo. Vedo, vedo. Ah, ok, ok, ho capito. Ma solo Mario è aperto, scusami. Ok, ah, ok, ora apre Luigi perché ha preso la bomba. Bisogna stare attenti. Ah no, sempre Mario. Niente. No. Ma boh, non mi dice molto sto gioco. Cioè, devi un attimino prenderci la mano, ma quello è il massimo. Vabbè. Sì, mi danno quanto pare due fagioli dorati. Vabbè. Posso farne a meno, credo, Più avanti c'è l'ambasciata del Regno dei Funghi. No, allora, devo andare qui sotto che c'è un'altra strada, scusami. Dottor Dot. Fa l'ipnosi. Vediamo un po' che ipnosi fa. Stai lentamente divenendo sempre più simile a un fungo. Ti stai trasformando in un Todd. Ma io sono un Todd. Mi sa che è tempo di raggiungere la principessa all'ambasciata dei Toad. Salve. Che mi dici, Toad? La manutenzione è importante. Eh sì, immagino. Niente, questi qui mi sa che non ci si può proprio salire. Oddio, forse si può veramente. Ah. Penso di dover fare così, se ci vuole. Ovvio. E in questi però non c'è nulla, va bene. L'ambasciata è il castello, classico. Salve, buongiorno, la principessa Peach si trova nella stanza qui sulla destra. A destra, quindi vado a sinistra.
La strada della voce rubata era un'invenzione di Peach. Abbiamo lavorato per stringere rapporti tra Regno di Funghi e Regno di Fagiolandia. Ah, bene, bene, bene. La strega Ghignarda è stata sistemata alla grande. Beh, l'altra volta non era proprio del tutto convinta la strega perché c'era Bowser e a quanto pare Bowser è stato preso, posseduto dalla strega Ghignarda o quel che ne è rimasto. Super Meaty siamo, no, guarda, non è proprio andata benissimo. Mario, Luigi, per i piaceri tutti i vicini, qui vicino c'è una sala giochi, non esiste niente del genere nel Regno dei Funghi, quindi vale la pena fare una visita. Ci sono già stato e tu ci andrai più tardi. Ok, devo riandarci per caso. Il punto è che bisogna proprio fare almeno il punteggio base per andare avanti nella storia, se no non si combina nulla. Dai, facciamo sti 200 punti e via. Fatto, superato il punteggio. Una volta che capisci cosa fare è piuttosto semplice, dai. Bene, prendi questo allora. Un fungo invincibile, addirittura. Yummy. Oh, è delizioso. Mario, come sta? Signora, che brutta cera, è diventato verde con questi sintomi. Si tratta sicuramente di febbre fagiolina. È una malattia che colpisce spesso i turisti che non sono abituati al cibo di questa zona. E si guarisce? Con le medicine si guarisce, ma le ho esaurite. Quindi fra 3 giorni diventerà... un fagiolo! Come facciamo? Ad ovest della città c'è un luogo pericolosissimo, si chiama Rovine Sghignazzo. Si dice che nelle sue profondità cresca l'antidoto alla febbre, l'erba esilarante. Luigi, metto di Rovine Sghignazzo? Oh, yeah. Mi tocca. Un commento a parte. Ricerche recenti indicano che... tra le Rovine Sghignazzo si nascondano numerosi mostri. Si dice che coloro che sono stati attaccati dai mostri se ne sono usciti con le ossa rotte, i muscoli doloranti e privi di forze. Wow. Ecco quel che si dice. Ma lei che è dottore ha mai visto niente del genere? Insomma, è un posto spaventoso. Ma tu sei Luigi, sono sicura che ti troverai bene lì. Vero, Luigi? Ti troverai bene lì, vero? Per il bene di Mario, giusto? Tu andrai, vero? Che esempio di amore fraterno. So che ciò che ti muove è la sincera volontà di aiutare Mario. Luigi, ora dipende tutto da te. Torna sano e salvo, ti aspetterò palpitando. Sì, però sei tu al capezzale di Mario, non io. Non posso saltare. Eh? Povero Luigi. Ma insomma, tutta la strada così mi devo fare ora? Quanto pare.
Ah, devo andare a questo, farmi ipnotizzare. Oh, ti interessano le mie cure ipnotiche? Mio caro, sembri così nervoso. Anzi, direi quasi spaventato. Perché non provi a prendere un bel respiro profondo? Ebbene, non ti senti più rilassato, ma sì, non ho dubbi. Vedo che sei vestito proprio come Mario, eh? Vuoi imitare Mario, la celebre star a ogni costo, ho capito bene? In tal caso ti farò davvero diventare Mario, sì! Chiudi gli occhi e concentrati sulla mia voce tranquillizzante. Ora diventerai come Mario. Credimi, sono uno scienziato. Con il suo incredibile salto potrai sconfiggere il male. Mario, il più grande supereroe del regno dei funghi, sei tu! Pensaci, se non ti senti già un po' più Mario di prima? Stai diventando Mario, ti stai trasformando in Mario, sempre più Mario, sei quasi Mario, quasi identico a Mario! Apri gli occhi! Hai ancora gli occhi chiusi! Fidati di me, riaprili! Vieni pure qui. Ammira il rosso fiammante del tuo berretto e della tua maglia! Sei Mario in tutto e per tutto! Ne siamo sicuri? Va bene allora! Quindi ora devo arrivare a queste rovine sghignazzo, ma devo andarci per conto mio passando da qua? A quanto pare. Ah, c'è l'ascensore. Interesting. Perché ci può andare una sola persona, certo. Nice. Mi tengo un martello per sicurezza, per colpire i nemici. Ma qui che colpisco? Niente, qua salto. C'è niente qui. Ah, eccolo. Tiri fagioli. Vorrei arrivare almeno all'entrata di queste rovine. Niente qui, solo per fare ambiente, ok. Ci sta. Fungo tuta? Oh, no, 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 brutta, brutta. Oh, nice. Qua ci picchia. Molti punti di salvataggio, vedo. Ma questa zona... qua non ci posso andare. Ah, devo scendere sotto per arrivare proprio alle rovine. Beh, prendo questi oggetti e poi mi farò coraggio e entrerò nelle rovine nel prossimo episodio. Amici, per questo video è tutto. Nel prossimo episodio, rovine, sghignazzo, cercherò la cura per Mario. E però mi chiedo, questo posto cosa è? Cioè, l'ho già visitato perché è tutto quanto aperto. Ad ogni modo, in descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!